Samuel Tuck Elliott è un attore, sceneggiatore, produttore televisivo e doppiatore statunitense, candidato al premio Oscar 2019 nella sezione miglior attore non protagonista per la sua interpretazione nel film A Star Is Born. Elliott è nato a Sacramento, in California. Durante l'adolescenza si è trasferito con la sua famiglia dalla California all'Oregon, dove si è diplomato alla David Douglas High School. Elliott è stato un membro della confraternita Sigma Alpha Epsilon durante i suoi studi di inglese e psicologia all'Università dell'Oregon, presto interrotti in favore di un corso biennale in materie artistiche al Clark College di Vancouver, nello stato di Washington, concluso con la laurea nel 1965. Dopo una nuova iscrizione all'Università dell'Oregon, Elliott l'ha abbandonata nuovamente per trasferirsi, contro lo scettico volere paterno, a Los Angeles, lavorando nelle costruzioni durante i suoi studi di recitazione. Elliott ha vissuto per un breve periodo anche a Princeton, in Virginia Occidentale. Elliott ha iniziato la sua carriera come attore caratterista, ma la sua immagine è naturalmente associata al western. Infatti, il ruolo del suo debutto nel cinema fu una piccola parte nel film del 1969 Butch Cassidy. Negli anni 1970-1971, Elliott ha interpretato Doug Robert nella serie TV Missione Impossibile e più tardi l'assassino della moglie nella miniserie Murder in Texas e A Date in California. È apparso come ospite in show come Felony Squad, Gunsmoke, Lancer e Arue Squadra 50 ed è apparso in film per la TV, per esempio, ha interpretato Wild Bill Hickok in Buffalo Girls. Nel 1998 Elliott è stato nominato Grand Marshal alla parata di Calgary Stampede e ha diretto la sfilata davanti a 300.000 spettatori. Il giovane Elliott è stato spesso ingaggiato per il suo fisico mascolino. Nei suoi film iniziali, I Formidabili, Frags, Mali and Lola's John, ha recitato una serie di scene senza camicia. Nel 1975, in Lifeguard, appare in gran parte della pellicola indossando niente più che un paio di calzoncini da bagno. In Il Testamento, del 1978, ha tolto tutti i vestiti per una scena di nudo. Infine nel 2003, già alla fine della cinquantina, Elliott ancora conserva il suo sex appeal quando si spoglia fino alla vita per una scena di Off the Map. Di tanto in tanto si può sentire la voce di Elliott come narratore di messaggi pubblicitari. Si ricorda anche la sua partecipazione nel 2009 come attore nel film The Ghost Rider interpretando Carter Slade/Ghost Rider. In passato ha prestato la sua voce a molte campagne pubblicitarie ed è divenuto la voce dell'American Beef Council dopo che Robert Mitchum è morto. Nel 2019 riceve la sua prima candidatura agli Oscar come miglior attore non protagonista per il film A Star Is Born. È sposato dal 1984 con l'attrice Katharine Ross, la conobbe nel 1969 sul set di Butch Cassidy. I due non si rincontrarono fino al 1978, quando entrambi recitarono nel film Il Testamento, ed iniziarono la loro relazione, da cui nacque Cleo Rose, il 17 settembre 1984. Nelle versioni in italiano dei suoi film, Sam Elliott è stato doppiato da Grazie per l'attenzione. Iscriviti al canale.